La melanzana è una verdura frutto di origini autoctone. La miglior stagione per il suo acquisto è da giugno a ottobre. Ora, in effetti, andremo a lavorarla in più modi. Utilizzeremo infatti un cucchiaio parigino per consentire la sua farcitura. La peleremo interamente, oppure una lamella sì e una no. La divideremo a bastoncini, mentre recupereremo la pelle per farne delle scaglie utilizzando un coltello per julienne, che ci consentirà di fare gli spaghetti. A differenza di molti ortaggi, per pulire la melanzana, prima di lavarla è necessario tagliare la parte alta e solo successivamente la ripulirete. Ora sbucceremo una lamella sì e una no. Successivamente taglieremo il frutto a lamelle più o meno fini. Faremo quindi spurgare dall'acqua le lamelle con un po' di sale, affinché nel momento in cui si fanno saltare o friggere, queste lamelle di melanzane non si riempiano d'acqua. Dunque le sistemiamo in un piatto e le saliamo. Lasciamo queste lamelle di melanzana a perdere acqua per 20 minuti. Dopo 20 minuti asciughiamo le lamelle di melanzana per poterle friggere in seguito. È molto importante farle asciugare in vista dell'olio che dovranno assumere e in ogni caso per rimuovere al massimo l'acqua in superficie. Dunque, ora peliamo integramente la melanzana. Andremo a tagliare le lamelle. Tali lamelle le taglieremo poi a dadi. Inizieremo con un primo taglio verticale. Vedete, è sempre importante in effetti decidere di ottenere lamelle della stessa dimensione per procedere più speditamente. Ovviamente potete tagliare le lamelle un po' più piccole o al contrario un pochino più grandi, in base a quello che desiderate ottenere. Il fatto che una parte della melanzana si incolli all'altra consente infatti di avere una sorta di guida, ottenendo pezzi delle stesse dimensioni. Quindi posso tagliare dadi un pochino più grossi, che potrebbero essere utili più che altro per una ratatouille, mentre questi più piccoli più per un ripieno. Si tende in generale a non utilizzare la pelle della melanzana e a buttarla via, mentre invece potreste aggiungere una julienne di verdure per conferire maggior colore, oppure friggerli e aggiungerli come condimento all'insalata. Se non disponete di coltelli per julienne, utilizzate lo scortichino, come se voleste sbucciare la melanzana, premendo un po' di più per rilevare maggior polpa sul retro. Tagliate in due, a partire da ciò, o con un coltellino. Tagliate finemente gli spaghetti, oppure con un coltello più affilato, tagliate, ma è più pratico girare la buccia, tagliando senza rovinarvi le dita. Otteniamo dunque due julienne diverse.
Ora, a partire da un piccolo trancio, prepareremo una melanzana farcita e per renderla esteticamente piacevole andremo a pelarla con un coltello scanalatore. Procedete delicatamente poiché la melanzana è piuttosto fragile. Posizionate sempre verso l'alto la parte che deve trovarsi sopra il vostro piatto. Con un coltellino da droghiere andremo a incidere tutto intorno la prima sezione della polpa. Terminando con il cucchiaio parigino per rimuovere delicatamente la polpa, il che vi permetterà di scavare nel frutto. In questo modo potremo farcirlo con ortaggi tipo pomodori, capperi, cipolle o con carne, agnello, pollo. Esistono molti ripieni che si abbinano molto bene alla melanzana. Cuocere in forno con un po' d'olio.